Questa è la spiaggia di Riace dove 50 anni fa, il 16 agosto del 1972, furono avvistati per la prima volta a breve distanza dalla spiaggia i due bronzi di Riace. I due bronzi di Riace sono legati ad un mito della loro scoperta improvvisa. Certamente sono stati salvati dal mare. E per la folla che aspettava da riva il recupero era quasi uno spettacolo di Ferragosto. Le condizioni erano buone, erano rimaste sempre sott'acqua, sepolte dalla ghiaia e dalla sabbia. E questa crosta ha salvaguardato quello che stava sotto. Furono portate con un camion a Reggio Calabria nei magazzini della sovrintendenza. Nel giro di pochi giorni cominciarono i primi interventi di pronto soccorso, di restauro, e sotto la crosta tornò in luce la bellezza e vorrei dire addirittura la lucidità in alcuni punti del bronzo antico. E poi si decise di trasportarli altrove, dalla Calabria alla Toscana. Ormai siamo 74-75, un grande laboratorio di restauro presso la Soprintendenza alle Antichità della Toscana. Si trattava di lavarle in acqua demineralizzata, in sorta di grandi vasche, per giorni, giorni, quasi all'infinito, e quindi togliere il sale dall'interno. Nel 1980 il lavoro si concluse. Si decise a Firenze di premiare l'abilità degli esperti restauratori e di realizzare una piccola mostra. La mostra si aprì a dicembre, doveva essere lì per poco tempo, e veramente le foto dell'epoca mostrano le prime code. A Reggio si reclamavano i bronzi indietro, a Firenze non volevano restituirli. Alla fine intervenne il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che pretese e ottenne che i bronzi tornassero a Reggio, ma che facessero sosta a Roma, nella sala della vetrata al Quirinale. Era ormai esploso un fenomeno che era quello dei bronzi, che aveva avuto il punto di partenza a Firenze e che avrà il suo punto di arrivo in Calabria e nel museo che li avrebbe accolti e valorizzati, cioè il museo non di Riace ma il museo dell'intera Calabria. I bronzi sono l'opera d'arte più straordinaria del mondo greco classico, lo posso dire sia dal punto di vista estetico, perché sono effettivamente di una bellezza e di una riproducono gli esseri umani come nessuna statua al mondo, il mondo antico li riproduce, ma anche dal punto di vista tecnico. Ogni volta che noi ci accostiamo ci accorgiamo che non abbiamo guardato mai abbastanza. Dal punto di vista ufficiale, il 16 agosto del 72, Stefano Mariottini, questo sub romano, che lui sostiene di essere andato a pescare cernie, trova questi bronzi. Quattro ragazzi del luogo, che probabilmente pensavano che lui fosse affogato, erano andati a salvarlo, li vedono pure loro. Alla fine, dirimente è la parola del soprintendente di Reggio, il dottore Foti, il quale dice che appena il dottore Mariottini ha trovato i bronzi ha telefonato in soprintendenza, e quindi quello fa scattare l'inizio del recupero. Noi sappiamo per certo che i bronzi sono di metà di V secolo a.C., ce lo dice il Carbone 14. Noi sappiamo che i bronzi sono stati fatti ad Argos, ce lo dicono tre analisi petrologiche molto importanti. Sappiamo che furono restaurati a Roma, con certezza, e sappiamo anche che a Roma furono dipinti con nero lucido. E questo ce lo dicono le patine, questa patina sopravvissuta agli interventi di restauro e quindi ancora leggibile, e fa da contrasto con come dovevano essere i bronzi all'inizio, perché studiando la quantità di stagno presente nella fusione abbiamo capito che dovevano essere biondi, perché il 12% di stagno permette di avere un bronzo color oro, con alcuni svantaggi. Il bronzo è più debole perché c'è troppo stagno e costa molto di più perché lo stagno costa caro. Non c'è nessun vantaggio se non il colore.
Per cui noi abbiamo capito che questo colore serviva per poterli rendere biondi. Questa è l'applicazione che si chiama appunto Bronzi di Riace, realizzata dall'Università di Messina. In questa app riusciamo, come dire, a permettere alle persone di poter vedere con i colori originali e con le armi originali i bronzi di Riace. Del resto il colore biondo lo si vede andando a guardare le foto. Quando si gratta un pochettino la patina delle barbe dei bronzi si vede il colore biondo, sia nel bronzo A che nel bronzo B, ma in maniera diffusa. Noi dovremmo cominciare a divulgarli i bronzi, perché i misteri servono, perché i misteri creano fascino e creano attenzione, ma non li abbiamo mai saputi divulgare. C'è un errore di fondo nello Stato italiano, nel Ministero, soprattutto in quest'ultimo periodo, che è un'attenzione quasi estetica delle opere d'arte. Avere questi musei asettici in cui ci accontentiamo, bronzi di Riace, e chi se ne frega? Dov'è l'apparato didattico? Dove sono gli approfondimenti? Perché uno deve entrare ignorante a vedere i bronzi di Riace e uscire ignorante? Quando ci sono 50 anni di ricerca, perché dobbiamo continuare a dire che non sappiamo come se fosse una specie di dogma? In verità sappiamo. Quello che sappiamo sui bronzi non lo sappiamo, penso, su nessuna statua al mondo. La numismatica e l'iconografia mi hanno aiutato a trovare una chiave di lettura completamente legata ai segni che sono rimasti sui bronzi, quindi leggere i segni. Mi chiedevo cosa avesse sulla testa il bronzo B, che è quello deformato, con la calotta deformata, a due inserti di rame, uno triangolare sulla fronte e uno un po' più in alto. Ci sono tre alette sulla nuca che non si riuscivano a spiegare e che invece abbiamo capito essere funzionali a quella che i greci chiamavano corinthiae kyune. È una cuffia con un paranuca a ricciolo e dei paraorecchie, per questo la parte alta delle orecchie non è stata fatta. Qual è la cosa interessante? Che la kyune è il segno distintivo del comandante militare del re del tiranno. Quindi, dal punto di vista iconografico, poi io insegno iconografia, lì c'era da comprendere un personaggio che era qualificato come eroe e nudo, che era qualificato come guerriero, elmo, scudo e lancia. Su A poi invece la caratteristica era questa dei denti, l'unica statua che mostra i denti. Perché mostra i denti? Perché è arrabbiato. Chi è questo personaggio arrabbiato? E quindi A poi ha permesso, con questa idea di questo uomo arrabbiato, che doveva legarsi in un gruppo con uno che era invece un re. E l'abbiamo trovato nei fratricidi di Pitagora di Reggio, che è l'unico gruppo antico che ha questa caratteristica, caratterizzato da un re, un tiranno che sarebbe Eteocle, e da un contendente arrabbiato che è Polinice. Si vede che sono due fratelli che stanno per ammazzarsi. Eteocle e Polinice sono due brutte persone, veramente, maledetti dal padre Edipo. E quindi mi appassiona molto il messaggio veramente morale, quest'idea che le guerre tra fratelli portano alla morte. Per questo motivo, io credo, furono portati a Roma, per questo motivo hanno avuto un grande seguito a Roma. Da appena arrivano i bronzi a Roma, deve essere stato, da quello che si capisce, l'epoca di Augusto, il mito di Eteocle e Polinice, questi due fratelli che si uccidono per il potere, diventa una cosa citata da tanti poeti. E per me è una cosa veramente emozionante. È come essere entrati nella testa dell'artista, avere capito qual era il messaggio che voleva lanciare, riuscire a decodificarlo dopo 2500 anni. A me, per me è grande, è fonte di grande gioia. Questa foto è stata scattata nel 1972, dove siamo adesso noi. Questo è il punto dove sono stati ritrovati i bronzi di Riace. Il 16 agosto 1972 era un giorno che facevamo pesca subacquea, hai capito? Tutti i giorni eravamo in acqua che ci divertevamo e quel giorno abbiamo visto un braccio proprio dei bronzi. Però non sapevamo che erano i bronzi di Riace, hai capito? Sapevamo, quando l'abbiamo toccato con un ferro suonava come una campana, hai capito? E poi ci siamo allertati a dire questo, che c'è qualcosa, c'è qualcosa. Siamo ritornati a Rio, abbiamo parlato e poi siamo andati alla finanza di Monasterace, abbiamo denunciato il fatto e sono venuti loro. Allora sono venuti i finanzieri, siamo andati a vedere, gli abbiamo messo il posto e ha lasciato due finanzieri qui di guardia, hanno transennato tutta la zona. E poi non ci hanno fatto più andare. Qua in quattro eravamo.
Io 16 anni avevo. Pesca subacquea qui non avevamo niente da fare, era un mese d'agosto, hai capito? Non è che c'erano turisti che venivano in ferie. Noi abbiamo fatto la Guardia di Finanza la denuncia, però la nostra non è valevole, dice che Mariottini l'ha fatto prima a Reggio Calabria a sovrintendenza delle belle arti. E valeva solo quella, e la nostra non valeva. Per lo Stato non c'è, noi non siamo eroi di... come dicono loro, però siamo andati noi a denunciare questa situazione dei bronzi di ghiaccio. Quando hanno fatto il recupero, hanno iniziato, poi c'erano gli scogli alti e non potevano venire dritti a terra. Hanno dovuto scansare tutti gli scogli, dove non c'erano scogli, e venire a terra a portarli. E sono usciti a 300 metri da qui. Questo è quando hanno portato i bronzi a terra, guarda. Quando hanno già iniziato a portarlo a terra, vede che si vede il pallone, il primo pallone. Questa è una foto. Poi hanno portato il secondo, guarda. E qui si vede proprio quelli che iniziano a trasportarli. C'erano persone di tutto il mondo qui. Si fermavano a vedere, ci hanno trovato i bronzi di ghiaccio. Erano tutti... c'era la sabbia attaccata, tutta la sabbia attaccata. Si vedeva la barba e qui sul corpo... c'era troppo sabbia e poi ci siamo accorti che a uno gli mancava l'occhio. Dice tanto l'occhio, dice dentro lo troviamo, lo recuperiamo, e poi non lo so se l'hanno recuperato. Sono venuti due cambi, l'hanno caricato, uno su un cambio, l'altro su un altro cambio, e l'hanno portato via. Da quando l'hanno portato via, dal 1972, ad oggi dal vivo io non l'ho visto più. Sono andato, dopo che l'hanno portato di Firenze, l'85, 86, 87, siamo andati al museo per vedere, siamo di Riace, gli ho detto io sono quello che ho trovato i bronzi di Riace, cioè lo dovete pagare, io ho tornato indietro e me ne sono andato a casa. E dicevano che quelli che erano di Riace non dovevano pagare, e avevo la carta in taglio, gli ho fatto vedere tutto che sono di Riace, non è che dice che no, che dovevano pagare. Io non sono entrato, gli davo per dare i soldi, gli ho detto tanto, li ho visto io, li so come sono. E me ne sono ritornato senza vedere i bronzi di Riace. Tutti i giorni vengono turisti, dice ma qui hanno trovato i bronzi di ghiaccio, non potevano mettere qualcosa, ma non hanno messo niente, non c'è niente. Qui a Riace non hanno fatto niente, hai capito? Non ci sono, hanno due statuette, le potevano mettere come simbolo, due statuette, ma pure di cartone, pure di qualcosa, dice, qui sono stati trovati i bronzi di ghiaccio, non c'è niente, guarda. Dal 1972 ad oggi non c'è niente. Nessuno si è impegnato a dire dove qui hanno trovato i bronzi di ghiaccio. Questo è il bronzo A, il cosiddetto giovane, quello con la barba più folta, i capelli dai folti riccioli, ma anche dai denti splendenti d'argento. Sul braccio sinistro vi era un grande scudo circolare, una lunga lancia tenuta nella mano destra e poi l'elmo sul capo, un elmo corinzio in posizione sollevata. Questo è il bronzo B, di lui ci resta un solo occhio, però un occhio straordinario perché ancora conserva la pupilla e l'iride incorniciati da una pietra scura su quest'occhio reso in calcite. Anche in questo caso la statua era completata dalle armi. L'unica certezza intorno ai bronzi di Riace è il fatto di averli trovati a Riace. Tutto il resto è ipotesi e al centro di dibattiti scientifici. Ogni volta che entro nella sala dei bronzi per me è una grande emozione che si affianca alla responsabilità
di averli qui e di volerli e doverli consegnare alle prossime generazioni. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha chiuso il 2019, che è stato l'ultimo anno, diciamo, ordinario prima della pandemia, con poco più di 227.000 presenze. Noi registriamo turisti dall'Australia, dagli Stati Uniti, dall'Estremo Oriente. Da quel 1981, da quando sono apparsi sulla scena del grande pubblico, i bronzi di Riace continuano ad attrarre l'attenzione del pubblico. La loro fragilità ne impone l'inamovibilità, quindi turisti da ogni parte del mondo li troveranno sempre qui, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ad aspettarli al centro di questa sala. Io quando entro mi emoziono ancora al pari dei visitatori, quando si apre la porta della sala bronzi e tutti tirano un grande sospiro di ammirazione. Poi un'emozione per i tanti misteri che ancora continuano ad avvolgere i bronzi di Riace e probabilmente li fanno più interessanti per il grande pubblico. La spiaggia dei bronzi non è facilmente individuabile, non c'è nessun simbolo che ne ricorda la scoperta meravigliosa. È rimasta ancora come nel passato. L'ipotesi che è accolta quasi da tutti gli studiosi è quella di una nave greca o romana, ma qualcuno pensa anche medievale, che è naufragata in questo tratto di costa, navigando o da nord verso sud o da sud verso nord. Una nave che proseguiva la sua rotta, che si trova in difficoltà e che il mare grosso, la tempesta, sbatte verso riva, lì dove ci sono gli scogli. I due bronzi sono stati scoperti a pochi metri di profondità. Questo ci fa sospettare, giustamente, di una nave che perde parte del suo carico, non si inabissa subito perché la profondità è minima, ma si spacca. Le navi avevano il carico sotto coperta, magari le statue dei bronzi erano incassate, ciascuna nella sua cassa e magari gli oggetti separati in altre casse minori, non lo sappiamo. L'alone di mistero è alimentato proprio da queste mancate risposte. Chi l'aveva messa a bordo? Qual era la nave? Chi le desiderasse, chi era l'acquirente, un collezionista romano? Per me dei bronzi l'aspetto più interessante è che qualcosa di una memoria perduta è tornato ed è torna vivo. L'archeologo lavora su un paesaggio, su un territorio, non è una scoperta terrestre, è una scoperta in un mondo ampio e infinito come il mare, ma esiste un luogo di rinvenimento che noi possiamo indagare con i geologi marini, con lo studio della navigazione lungo la linea di costa tra Taranto fino a Reggio, un approccio multidisciplinare, quindi con studiosi che hanno esperienze diverse, permetterà non soltanto di stabilire certezze attuali, ma di scoprire altro e quindi scoprire quello che sta dietro il mistero dei bronzi, che per gli scienziati diventerà sempre più chiaro. Fin dal ritrovamento si cominciò a parlare di questo terzo bronzo, di una terza statua che sarebbe stata sottratta e venduta probabilmente al Polghetti Museum. Questa è l'idea che si è fatta. Su quale base si poggi? Io non ho trovato una base seria, sinceramente, su cui basarla. Però ci sono tanti pettegolezzi. Niente, secondo me, che possa essere una pistola fumante che possa portare a dire che c'è. E poi c'è il comportamento purtroppo scorrettissimo degli americani, il solito comportamento scorretto del Polghetti, il quale dovrebbe fare chiarezza su ciò che ha e ciò che non ha, e invece oppone segreti, riservatezze. Le coste calabresi sono state l'autostrada dell'antichità. Tutte le navi del mondo che dovevano andare a Roma passavano per la Calabria, dormivano ogni notte in un diverso approdo. Quindi ne sono passate migliaia e forse milioni. Gli incidenti saranno stati tanti, anche perché alcuni punti sono veramente difficili. La mia speranza è che riusciamo a trovare il resto della nave, perché non mi convince né che l'abbiano buttati, dalle ricerche fatte si vede che ci sono segni di trascinamento, i bronzi furono trascinati, si è rotto il dito
indice del bronzo B, ci sono segni di trascinamento sulle spalle, il porpax del bronzo B porta evidente che non ha segni di concrezioni e che quindi si deve essere rotto. Una parte del porpax proprio ha resistito finché ha potuto e si è addirittura piegata nel momento in cui si è staccato lo scudo. E poi c'è la parte del recupero e dell'identificazione di alcune cose che secondo me, anche a detta dei carabinieri, c'erano per forza, cioè l'elmo, i due scudi e la lancia. Questi c'erano. Ci sono troppe testimonianze di gente che l'ha vista. Dovevano essere stati recuperati anche, e probabilmente prima del rinvenimento ufficiale, i due scudi, la lancia e almeno un elmo. Questi ci devono essere, ci sono troppe testimonianze. Quindi riuscire a fare un'indagine internazionale perché questi elementi fondamentali dei bronzi tornino sui bronzi. Ma questo è, come dire, un sogno mio, una speranza che lo Stato si decida di fare lo Stato e di entrare in maniera pesante. Si sta veramente cercando di risolvere tutti questi misteri che per troppi anni hanno ammantato questi due bronzi, che di loro tutti questi misteri non è che l'avrebbero. Io ho visto negli ultimi anni come lo Stato per la prima volta sta veramente lavorando da Stato, fare definitiva luce su questo ritrovamento.